Ucraina ancora sotto attacco, ma Kiev reagisce e colpisce Sebastopoli nella Crimea sotto controllo russo. Putin chiede al leader cinese Xi Jinping di rafforzare la cooperazione militare. Anche Francia e Gran Bretagna impongono il test Covid per chi arriva dalla Cina. Timori per la variante Griffon. Siamo qui per sostenere Benedetto XVI, così il cardinale vicario di Roma De Donatis nella messa celebrata per il Papa Emerito nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il mondo si inchina a Pelé, il re del calcio, scomparso ieri a 82 anni. Il New York Times avrà 15 secoli di fama. Bentrovati al TG 2000. Anche questa sera apriamo con l'Ucraina, dove gli ultimi giorni dell'anno sono segnati dal drammatico fragore delle armi e dalla pesante sofferenza della popolazione. Intanto Putin cerca ancora l'appoggio della Cina. Fabio Bolzetta. C'è qualche vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La giornata in Ucraina è cominciata anche oggi con il suono delle sirene antiaeree. 16 droni sferrati dall'esercito russo, ma secondo Kiev sono stati tutti abbattuti. La partita diplomatica si è giocata oggi tra Mosca e Pechino. Videocollegamento tra i leader di Russia e Cina. Xi Jinping ha spronato Putin a non abbandonare gli sforzi per arrivare ai colloqui di pace. E il capo del Cremlino ha invitato il leader cinese a Mosca in primavera. Le relazioni migliori della storia e ha invocato più interazione tra le rispettive forze armate. Una mossa per uscire dall'angolo delle relazioni internazionali. L'agenzia russa TASS ha reso noto che la Cina ha accolto con favore la posizione della Russia, che non respinge una soluzione pacifica per la crisi ucraina. Secondo il Washington Post, un Putin sempre più isolato anche dall'elite interna alla Russia. Il Cremlino ha espresso profonda preoccupazione per il missile lanciato dalle forze armate di Kiev e abbattuto dalle forze di Minsk dopo essere entrato nello spazio aereo della Bielorussia. In Ucraina, 81 raid aerei russi si sono concentrati sulla regione di Kherson nelle ultime 24 ore. Intanto, le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, sotto occupazione russa e annesse da Mosca, hanno adottato oggi nuove costituzioni. Neanche la notte di Capodanno a Kiev farà annullare il coprifuoco, che resta in vigore anche l'ultimo dell'anno, dalle 23 alle 5 del mattino. I fuochi d'artificio saranno vietati, ma nella capitale c'è chi è al lavoro preparando doni alimentari per mostrare vicinanza ai soldati ucraini al fronte. Siamo diventati volontari dal 24 febbraio. Domani due convogli partiranno per Kharkiv e Zaporizhzhia per portarli ai nostri ragazzi. Sebbene la maggior parte della popolazione sia stata evacuata dalla regione di Donetsk, alcuni agricoltori si sono rifiutati di allontanarsi e di abbandonare il loro bestiame. Sono stato qui tutta la mia vita, non li lascerò andare da nessuna parte. Il villaggio di Yampil, sotto l'occupazione russa da aprile a ottobre, ospitava anche uno zoo. C'erano escursioni da tutta l'Ucraina, non solo dalla regione di Donetsk. Arrivavano grandi autobus con bambini, era un centro culturale, ma ora non c'è più. Le condizioni di salute del Papa Emerito sono stazionarie. Nel pomeriggio, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, una messa di vicinanza e sostegno a Benedetto XVI. Paolo Fucili. Stazionarie le definisce in un solo aggettivo il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Sono le condizioni di salute di oggi del Papa Emerito Benedetto XVI, che riposa bene la notte e dal suo letto partecipa alla celebrazione della messa ogni giorno. Il Signore lo sostenga e lo consoli in quest'ultimo tratto del suo pellegrinaggio. Sono le parole con cui stasera si è pregato per lui a Roma. Messa celebrata dal Cardinal Vicario De Donatis a San Giovanni in Laterano. Noi siamo qui per sostenerlo con la nostra preghiera fiduciosa. Sostenerlo con tutto il nostro affetto per esprimere a Dio la gratitudine di questa diocesi che lui ha amato e ama, amato tanto e servito con un amore disinteressato. Presenti centinaia e centinaia di fedeli romani, italiani e stranieri, perché Benedetto XVI sia testimone di Cristo vittorioso anche nella sofferenza
è l'invocazione salita al cielo ad una sola voce. Adesso ascoltiamo proprio alcune testimonianze di fedeli raccolte a Roma. Siamo venuti proprio apposta per una preghiera. Una persona per bene, una persona brava, una persona santa, è una persona importante, siamo venuti. Diciamo, fin da quando è stato eletto mi ha sempre molto colpito anche il suo magistero, la sua teologia, e quindi di fatto, ecco, è il Papa, diciamo, della mia adolescenza, quindi sono qui per gratitudine e per affetto, quindi, e per testimoniare anche una presenza. Benedetto XVI per me è come un padre, lui mi ha aiutato a conoscere Gesù e la Chiesa, e io sono brasiliano, ho un amore per Roma perché mi ha fatto amare lui. Nonostante sappiamo che tutti noi un giorno partiremo in cielo, no? Quando arriva il momento è triste. La celebrazione della messa è stato un meraviglioso momento ecclesiale. Stiamo pregando per Papa Benedetto XVI da tanto, e oggi ho approfittato per venire qui sapendo che la messa è proprio per lui. Sono ore di trepidazione anche a Markt am Inn, il piccolo paese della Germania del Sud che ha dato i natali a Benedetto XVI. Le immagini che vedete si riferiscono proprio alla località della Baviera dove Josef Ratzinger nacque il 16 aprile del 1927. Capitolo Covid, cresce la preoccupazione per nuove varianti del virus che potrebbero svilupparsi. Per questo motivo il Ministero della Salute ha predisposto un piano di monitoraggio e nuove misure pronte a scattare al bisogno. Alessandra Camarca. L'Italia procede con i test Covid per chi arriva dalla Cina e conferma vaccini per fragili e anziani, ma facendo leva sul senso di responsabilità e non sulla coercizione. Avanti tutta quindi con le misure per arginare gli arrivi dalla Cina, dove il Covid è riesploso, con l'uso di tamponi, mascherine e isolamenti fiduciari. Dal governo italiano c'è stato anche un richiamo all'Europa. Le decisioni sui tamponi per chi arriva dalla Cina devono essere prese a livello europeo. E se da un lato, proprio su questo punto, il Comitato per la sicurezza sanitaria dell'Unione Europea dice sì ad un'azione concertata, la Cina si ribella e parla di sabotaggio nei suoi confronti. Nel pomeriggio anche Francia e Gran Bretagna si orientano verso test obbligatori per i rientranti dal paese asiatico. Dal Ministero della Salute italiano parte intanto una circolare alle regioni per fronteggiare un eventuale peggioramento della situazione epidemiologica, perché l'evoluzione della pandemia resta imprevedibile. In particolare si raccomanda la verifica dei posti letto in ricovero e terapia intensiva, l'approvvigionamento di dispositivi, farmaci e vaccini, la disponibilità di personale sanitario formato per supportare reparti e servizi territoriali nel caso di un aumento dei casi. In vista del Capodanno e degli immancabili assembramenti per festeggiarlo, arrivano anche le raccomandazioni dei medici di famiglia. Pochi consigli: la disinfezione delle mani è sicuramente una delle accortezze migliori da mantenere. Per chi festeggia il Capodanno all'aperto, vestirsi a cipolla evitando di prendere freddate, perché spesso bassi di temperatura, soprattutto verso il freddo, possono predisporre all'insorgenza di malattie respiratorie. Evitare comunque di condividere stovaglie, posate, bicchieri, nel corso di cenoni e veglioni, affinché sia veramente una festa, e una festa anche, diciamo così, all'inizio dell'anno nuovo, diciamo, l'importante è non ammalarsi. Aumentano nel nostro paese di quasi il 20% furti e rapine rispetto allo scorso anno. Il report annuale della Direzione Centrale della Polizia Criminale segnala anche 309 omicidi. Luigi Ferraiuolo. Diminuiscono gli omicidi, ma aumentano i reati commessi dai minori in Italia. Confrontando i primi 10 mesi del 2022 con quelli del 2019, sono praticamente raddoppiate le rapine in strada compiute da ragazzi, secondo il report della Criminal Poll guidata dal vice capo della polizia Vittorio Rizzi. Un dato che interroga perché i minori non dovrebbero essere soggetto delle forze dell'ordine, ma intercettati prima di compiere reati da famiglia, scuola, oratori. Abbiamo offerto un ulteriore dato: quale tipologia di reato i minori commettono, e abbiamo assistito
a un aumento esponenziale delle rapine in strada, quindi di una violenza di strada, di una violenza che appare più disorganizzata che organizzata. Diminuiscono ancora gli omicidi. Nel 1990 erano 3012, quest'anno sono stati 309. Negli ultimi 15 anni la curva è in costante calo. Il report sottolinea anche come le grandi città italiane si confermino tra le più sicure in Europa. L'Italia è il terzo paese più tranquillo nel continente dopo Norvegia e Svizzera, con un tasso di 0,6 omicidi ogni 100.000 abitanti. Certamente i reati ci sono e certamente bisogna contrastarli, perché, come dicevo prima, non basta dare il freddo dato che stanno diminuendo i reati per far sentire più sicure le persone. Per quanto riguarda i reati sessuali, aumentano le violenze del 15% circa, mentre diminuiscono del 10,3% stalking e femminicidi, in diminuzione anche furti e rapine rispetto ai dati pre-Covid, ma in aumento rispetto al lockdown. Notevole l'impegno contro le mafie, sono stati catturati 1.369 latitanti in 64 paesi, di cui 138 appartenenti al crimine organizzato e 24 alle mafie. Anche quest'anno in Italia sono morte sul lavoro più di 1.000 persone. Da gennaio a novembre 2022, secondo i dati dell'INAIL, sono state 1.006 le vittime. Questo nonostante un calo del 9% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Anche il dato assoluto delle denunce di infortunio presentate nel corso dell'anno testimonia la mole del problema. Oltre 650.000, quasi il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. E anche per quest'anno il Trentino Alto Adige si conferma come la regione italiana con la migliore reputazione turistica. A seguire Toscana ed Emilia-Romagna. Lo conferma l'agenzia di ricerche Demoscopica, che ha consultato centinaia di migliaia di pagine web e monitorato 400.000 strutture ricettive. L'Agenzia Vaticana Fides, come ogni anno, redige il dossier dei missionari che hanno perso la vita donando il proprio servizio. Nel 2022 sono stati 18. Cesare Cavoni. Solo nel 2022 sono stati uccisi nel mondo 18 missionari, 12 sacerdoti, un religioso, 3 religiosi, un seminarista e un laico. La ripartizione continentale evidenzia che il numero più elevato si registra in Africa, seguita dall'America Latina e quindi dall'Asia. Negli ultimi anni sono l'Africa e l'America ad alternarsi al primo posto di questa tragica classifica. Ed è proprio in questi due continenti che hanno perso la vita Suor Maria De Coppi e Suor Luisa Dell'Orto, la prima missionaria comboniana italiana uccisa nell'assalto alla missione di Kipene nella provincia di Nampula, in Mozambico, nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorso. Gli assalitori hanno distrutto le strutture della missione e Suor Maria è stata colpita da un proiettile alla testa, morendo all'istante. La seconda, sorella del Vangelo di Charles de Foucault, uccisa ad Haiti il 25 giugno scorso a Port-au-Prince, vittima probabilmente di un tentativo di rapina. Da 20 anni Suor Luisa era dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Dal 2001 al 2021 il totale dei missionari uccisi è di 526. I dati sono stati diffusi dall'elenco annuale Fides. Le poche notizie sulla vita e sulle circostanze che hanno causato la morte violenta di questi missionari ci offrono immagini di vita quotidiana, anche se in contesti particolarmente difficili, contrassegnati dalla violenza, dalla miseria, dalla mancanza di giustizia e di rispetto per la vita umana. Spesso hanno condiviso la stessa sorte dei missionari e anche altre persone che erano con loro, sacerdoti uccisi mentre stavano andando a celebrare la messa con la comunità che guidavano. Andiamo adesso a Palermo, dove si sono aggravate le condizioni di salute di Fratello Biagio Conte, fondatore della missione Speranza e Carità, che ospita circa 600 poveri in 10 comunità della Sicilia. Oggi ha ricevuto in ospedale la visita dell'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice e dell'emerito cardinale Paolo Romeo, che gli hanno espresso la loro vicinanza pregando insieme. Kenya, una cittadina di nazionalità italiana, è stata tratta in salvo dagli agenti della polizia dopo essere stata brevemente tenuta in ostaggio da sospetti terroristi. Particolari da David Murgia. È durato poche ore il sequestro di Maria Antonella Sacco, la turista italiana quarantenne che insieme ad una sua amica di viaggio, cittadina americana, è stata tenuta in ostaggio da presunti miliziani del gruppo terroristico Al-Shabaab in Kenya. Il rapimento da parte dei sospetti terroristi è avvenuto, secondo fonti di polizia locale, nella serata di mercoledì nella foresta di Witu, sulla fascia costiera del Kenya, a circa 250 km dal confine con la Somalia, a causa di un finto posto di blocco allestito da una decina di terroristi che indossavano divise ufficiali dell'esercito keniano.
La zona della contea di Lamu, dove sono state sequestrate, è una zona molto rischiosa perché confina proprio con la Somalia. Qui ci sono grandi foreste dove gli Al-Shabaab riescono a organizzarsi e a colpire con una certa facilità. Le due donne, insieme ad altre persone, sono state liberate in queste ore in un'operazione congiunta delle forze di sicurezza del paese africano dopo uno scontro a fuoco che ha provocato due morti. I criminali sono riusciti a fuggire verso la foresta di Boni. Sono lontani i tempi in cui veniva attaccata l'università di Garissa, come nel 2015, quando gli Al-Shabaab provocarono ben 150 morti, ma la zona resta molto a rischio e gli Al-Shabaab particolarmente attivi soprattutto nelle zone confinanti del Kenya. La nostra ambasciata in Kenya continua a raccomandare ai cittadini italiani in viaggio di evitare di recarsi nell'area costiera della contea di Lamu, la quale, essendo limitrofa alla Somalia, è ad alto rischio di incidenti e incursioni terroristiche. Bel tempo a Capodanno nel nostro paese, temperature miti quasi ovunque, ritorno del freddo solo a partire dall'Epifania. I prossimi giorni saranno caratterizzati dall'assenza di precipitazioni, da una persistenza soltanto di nebbie e nubi basse, specie lungo la pianura padana e sui versanti costieri del centro-nord. Milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo sono rattristati dalla scomparsa di Pelé e stanno tributando omaggi all'asso brasiliano. Tre giorni di lutto nazionale nel suo paese per dirgli addio. La camera ardente allestita nello stadio del Santos, la squadra con cui ha messo a segno oltre 1000 reti in carriera. E anche in Italia naturalmente si ricorda il campione brasiliano. Sentiamo. Ricordo che era un grande giocatore, da bambino lo seguivamo tutti più o meno. Mi ricordo il mondiale del 70, dove purtroppo ci hanno battuto con Pelé, però. Sicuramente è il più forte di tutti. Cioè, quello che la mia generazione ci ha avvicinato al gioco del calcio, ci ha fatto sognare il calcio. Del nostro giocatore, prima di tutto, è un grandissimo giocatore, uno dei migliori, parte Maradona. E poi diciamo un grande uomo che faceva beneficenza, tutto il resto. Questo è il ricordo mio. Lui era tutto speranza, poi insomma andare allo stadio e come dire, anche se non aveva niente da mangiare, però lo stadio si riempiva, come dire, il cuore, non so come definire le parole esatte. E lo stesso come era qua a Maradona col Napoli. Presentato a Venezia il programma del concerto di Capodanno al Teatro La Fenice, così come a Vienna. Vediamo con quali musiche verrà dunque salutato il 2023 il servizio di Saverio Simonelli. Compie 20 anni e torna in presenza il concerto di Capodanno di Venezia. Un appuntamento divenuto oramai classico che non sfigura a fronte del più antico e blasonato omologo viennese, la cui prima edizione si tenne agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, ma non a Capodanno, bensì il 31 dicembre del 1939. Ma venendo all'attualità, a Venezia torna sul podio Daniel Harding, direttore d'orchestra britannico che ha scelto un programma culturalmente e geopoliticamente misto, in cui ai più noti brani nazionali, come l'intermezzo di Mascagni della Cavalleria Rusticana o l'ouverture di Guglielmo Tell di Rossini, si alternano composizioni di giganti della musica europea. Su tutti la Sinfonia Italiana di Mendelssohn, che aprirà il concerto, e l'ouverture delle Nozze di Figaro e un brano corale della Clemenza di Tito di Mozart. Aria di novità in realtà anche a Vienna. Qui il concerto sarà affidato alla bacchetta di Franz Welser Möst, che per la prima volta prediligerà brani di Joseph, ingegnere mancato, e fratello di Johann Strauss, il re del valzer, che però, a proposito di lui, diceva: «È quello che ha più talento, io sono soltanto il più famoso». Ma tutti e due avrebbero levato i calici all'italianissima musica di Giuseppe Verdi. Tra voi saprò di vivere dei momenti quando tu è tutto, grazie per essere stati con noi, passate una buona serata, arrivederci.